Abbiamo voluto che coincidesse per dimostrare il nostro impegno costante nel valorizzare il patrimonio culturale di Sanza. Un patrimonio ricco di umanità, di sapienza, di saggezza. La saggezza che ci lega alle origini, alle tradizioni, alle radici, al passato, alla società rurale. Alla società rurale che è il nostro passato. E quindi nel mio libro ho voluto un poco riportare tutta questa società. Quest'anno, nell'inaugurare l'anno accademico, abbiamo voluto dare un nuovo slancio e quindi abbiamo organizzato un viaggio culturale alla Reggia di Caserta. Le lezioni praticamente cominceranno il 5 novembre, però c'è tempo quindi, c'è tempo per chi volesse iscriversi, di farlo. In effetti, quest'anno, eccezionalmente, per chi vuole partecipare, l'iscrizione è gratuita. Ci saranno, come sempre, corsi di storia, corsi di tradizioni locali, quindi tradizioni alimentari, le tradizioni curative con le erbe, e molte altre cose. Sono tutte molte attività, insomma, legate alle lezioni, ai corsi, ma anche le attività che abbiamo sperimentato lo scorso anno che riguardano il concorso di poesia che abbiamo realizzato con l'associazione, insieme all'associazione di Caselli in Pittari. Abbiamo visto molte persone, nostre concittadine, che hanno preso parte a questo concorso e molte con poesie, con molte belle poesie che sono anche arrivate in finale. Quindi ci complimentiamo anche con queste persone. Ci saranno poi molte altre iniziative che saranno legate, come ho detto, alle lezioni e ai corsi. Quindi vi invitiamo, insomma, ad iscriversi perché se siamo di più, insomma, sarà sicuramente meglio. Volevo dire che il mondo che io ho descritto, come ho detto prima, è un mondo ricco di saggezza, di sapienza, che i nostri antenati hanno acquisito pur non andando a scuola, leggendolo dal grande libro universale della vita di tutti i giorni, da cui hanno appreso ideali, valori, credenze, superstizioni, la loro visione del mondo, la loro cultura. E tutti questi valori, questi ideali, li hanno trasmessi poi alle nuove generazioni, sia attraverso forme di poesia, come sono le filastrocche, le nenie, oppure attraverso i detti, attraverso i proverbi, attraverso i modi di dire. E tutto questo per insegnare alle nuove generazioni come si dovevano comportare, quali erano i valori a cui dovevano ispirare i loro comportamenti, e quindi sottolineavano soprattutto il valore della famiglia, l'amore per il prossimo, la solidarietà, il valore dell'amicizia, il lavoro, e impartivano anche tutte quelle regole che servivano per svolgere l'attività agricola. E tutto questo mondo noi lo ritroviamo nelle circa 1.000 testimonianze orali che ho riportato nel libro. Le ho raccolte, le ho trascritte fedelmente nelle loro sfumature vernacolari. Poi sono state tradotte in lingua italiana, sono state spiegate o commentate. E devo dire che mentre scrivevo queste cose in dialetto, mentre le leggevo, mi sembrava quasi di cogliere il respiro della nostra gente, mi sembrava di cogliere il palpito della loro anima. Quindi diciamo che è stato un lavoro veramente interessante perché mi faceva sentire vicina,
ai nostri antenati, alla nostra gente. E soprattutto è stato molto emozionante quando ho trascritto, ricordato gli indovinelli, gli scioglilingua, le conte, tutte queste forme letterarie che si usano nell'infanzia, perché praticamente ho ricordato le voci dell'infanzia, alcuni momenti, alcune situazioni. E tutto questo ha suscitato un mondo di sentimenti e di nostalgia. Quindi questo lavoro di ricerca, voglio dire, vuole anche esprimere l'amore mio per la mia terra. È vero che tutti amiamo il nostro paese, perché come dice Seneca, nessuno ama il proprio paese perché è grande o perché è importante, ma perché è il suo. E quindi io amo il mio paese, ho voluto dedicare, quindi ho voluto omaggiare il mio paese anche con questo libro. Perciò posso dire che è stato un lavoro appassionato. Ma è stato anche un lavoro appassionante perché la ricerca personalmente mi affascina e quindi soprattutto mi fa vivere in perfetta sintonia con quella che realmente sono. Quindi quando faccio ricerca posso veramente mi sento bene, mi sento bene. Devo dire, come è stato già detto, che è stato un lavoro faticoso, impegnativo. Può sembrare un libro banale, una raccolta di proverbi, ma non è solo una raccolta, vabbè, questo comunque non lo devo dire io. La possibilità poi di mettere a disposizione questo lavoro, a disposizione di tutti voi, ma soprattutto poterlo affidare alle nuove generazioni, che abbiamo detto non ci sono, però è comprensibile perché credo che le nuove generazioni, data la loro età, guardino avanti, non si girano ancora indietro. Noi che viviamo un po' con l'età dei ricordi, andiamo più facilmente indietro a ricordare le cose passate. Quindi, se dicevo, questo lavoro l'abbiamo potuto mettere a disposizione di voi tutti, stampando il libro che tra poco vi sarà consegnato gratuitamente, il merito è, oltre che dell'Università Popolare, dei nostri due grandi sponsor, che sono l'amministrazione comunale di Sanza e la banca di credito cooperativo di Buon Abitacolo. L'amministrazione comunale è rappresentata dal sindaco Francesco De Mieri, che dimostra di credere, di voler investire nella cultura perché crede che la cultura sia necessaria per far crescere la comunità. E quindi ci è sempre vicino in maniera proporzionale, diciamo, sempre alle nostre esigenze. E così la banca di credito cooperativa, nelle persone del direttore, del dottor Angelo De Luca, del presidente avvocato Pasquale Gentile, ma anche del presidente che è uscito, adesso il professore Scende, l'ho scritto perché quando ho chiuso il libro, praticamente, come ha ricordato il preside Manzione, era nel mese di maggio, proprio nel momento in cui c'era il cambio, insomma, tra il vecchio e il nuovo, non sapevo quale nome mettere, quindi ho messo Presidente Scende e subentrante. Quindi la banca, come dicevo, c'è sempre vicina. È il caso di dire, come recita il vostro motto, la nostra banca amica perché c'è sempre. E quindi effettivamente la banca condivide sempre con noi questa volontà di valorizzare il nostro patrimonio culturale e di questo gliene dobbiamo dare merito. Auguriamo ad entrambi gli enti di poter continuare a comportarsi in questo modo, di conservare la loro autonomia decisionale, anche in vista delle fusioni che adesso sono imminenti e credo inevitabili. Però se c'è la buona volontà sicuramente si riuscirà, come ha detto prima il direttore, a stare dietro, a finanziare, a contribuire, insomma, in queste opere che sicuramente sono importanti dal punto di vista culturale. Voglio ringraziare il priore Antonio La Veglia che ci ha consentito anche questa volta di presentare il libro in questa splendida cornice,
è stato subito disponibile e anzi in più senza chiederlo ci ha messo a disposizione anche l'impianto di amplificazione. Un ringraziamento va al nostro attore, a Pasqualino Bonomo che ha sognato la serata, ai cineoperatori, ne vedo qua parecchi, quindi grazie anche a loro che ricorderanno questo momento. Ringrazio per la partecipazione i presidenti delle associazioni, sia di Polla, la professoressa Giusy Citro, che è all'Università Popolare della Terza Età a Polla, il signor Rocco Torre, che ha l'associazione Valorizziamo Caselle, i presidenti delle associazioni locali, ha ricordato già prima il nostro coordinatore, tutte le associazioni che sono presenti. Volevo salutare, consentitemi, la preside Anna Salvatore Renare, che è venuta qui stasera per essere in mezzo a noi. Grazie, ci ha fatto molto piacere questa presenza. Prego, dopo faccio parlare. Consentitemi di ringraziarvi per avermi invitato e quindi per me è stato un successo tra un emergente, quello che sono Mi fa una piacere vita, che abbiate. e voi in modo particolare. Avete dimostrato una personalità particolare, una sensibilità come voi, una struttura mentale veramente edificante, per aver avuto anche un istinto di umanità verso la scuola, perché la scuola ha bisogno, oltre che di saper leggere e scrivere per i bambini, ha bisogno di vita, di socializzare, di stare in mezzo alla gente. La scuola è il maestro di vita e chi non sente questo non può insegnare, può essere insegnante, ma non docente. E quindi dobbiamo capire e ricordare che a noi vengono affidati i bambini dall'asilo nido, quando con le manine si protendono verso la mamma per l'incrocina e gli vengono sotto voce mamma, fino all'università. È sempre lo stesso individuo che si evolve e cresce con le sue potenzialità. E noi non dobbiamo usare con loro un verbalismo astratto, ma il cuore e la mente, per fare in modo che diventino grandi cittadini. Mi è sempre visto in un contesto del nostro sogno poeta, così difficile finire con un riferimento poetico, perché è sempre bello e grazie ricordare le nostre grandissime personaggi, l'Italia è piena di questo e lo dobbiamo ricordare. Come diceva, rivolgendosi ai suoi due maestri, il mentore Virgilio e al suo maestro terreno, Brunetto Latini. All'uno diceva, tu sei il mio maestro e il mio autore, tu sei solo colui da cui ho tolto lo bello stile che mi ha fatto me. E all'altro, sempre mi disse, la vostra cara immagine paterna di voi, quando mi insegnavate ad ora come luce eterna, il che significa che il docente non dà solamente esperti di condizioni programmatiche, ma impara, potenzia tutte le capacità degli alunni fino a portarli al massimo delle loro potenzialità, delle loro qualità, a diventare un luogo per loro, la mamma, la famiglia, il vita. Vorrei aggiungere la parte. Spero di non essere scambiata per una figlia, ma per me essere italiana è un grande merito, è un grande lavoro.
Grazie. 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 E voglio ancora ringraziare i soci e il vicepresidente, il professore Laviglia per l'affettuosa partecipazione. Ringrazio il moderatore Lorenzo Peluso, il nostro giornalista compaesano di cui andiamo fieri per aver brillantemente coordinato i lavori. Veramente siamo sempre orgogliosi di questo giornalista. Ringrazio gli esimi relatori, il dottore Geppino D'Amico, il dottore Angelo De Luca, il preside professor Adolfo Manzione, che come sempre ci sorprende, anche se ormai siamo abituati, sappiamo che ci prepara sempre dei libri, però ogni volta è una sorpresa nuova. E noi lo ringraziamo per la sua presenza che ci onora sempre e anche per questa bella sorpresa che ci fa. E quindi ringraziamo i relatori, diciamo, innanzitutto perché hanno onorato questa serata con la loro presenza, poi per i loro preziosi interventi e per gli spunti di riflessione che ci hanno offerto, che ci potranno essere utili magari per eventuali ulteriori lavori, chissà. Ringrazio quanti in vario modo hanno facilitato il mio lavoro. Grazie di questo signore qua che tu la sì, tra l'altro sì, è pure il mio zio. Quindi stavo dicendo, ringrazio tutti coloro che hanno facilitato il mio lavoro, quindi le persone anziane, le fondi, diciamo, che mi hanno offerto i loro ricordi, le loro conoscenze. E in modo speciale devo ringraziare mia figlia Valeria, che con pazienza e professionalità ha visionato le bozze del mio lavoro ed ha curato l'immaginazione. Ha curato pure l'immaginazione del testo. E non mi dilungo perché forse sono veramente emozionata. Ma io non la riconosco più questa giornata, stasera è troppo emozionata. Sono agitata. Molto. Ringrazio tutti i miei familiari anche per la loro presenza qui. Ringrazio tutti voi presenti, auspicando che abbiate la curiosità di leggere questo libro che è parte integrante della nostra identità. Grazie. E finisco qua. Grazie a voi tutti per la pazienza, adesso se non vi allontanate c'è la distribuzione dei testi, se state seduti forse è anche meglio, agevolate un po' il lavoro di distribuzione, grazie ancora per la pazienza. Voglio consegnare ai relatori un piccolo ricordo, proprio piccolo, ecco, questo è il professor Manzione, al preso il professor Manzione, non andate via, direttore,